spettacolo debuttava a Torino, al Teatro Stabile di Torino, al Teatro Gobetti, il 31 gennaio di quest'anno e finiva le repliche il 12 febbraio. Quando è stato annunciato che la sentenza sarebbe stata il 13, da quel momento è cresciuta tantissimo la responsabilità che sentivo nei confronti di questa lunga veglia. Sono state 2 settimane di veglia e poi lunedì ero in aula. Amianto, o meglio, asbesto che non si spegne mai. Gli antichi lo conoscevano e lo chiamavano la lana della salamandra, dal nome dell'animale mitico che, poveretto, si credeva buttato nel fuoco non bruciasse. Il The Click è stato proprio il libro di Silvana Mossano che mi è arrivato tramite una giornalista della Stampa che mi ha detto: senti, ho visto questo, no, questo mi ha colpito molto questo lavoro, guarda, tu potresti farci qualcosa. Questo titolo meraviglioso, che è il titolo anche del libro Malapolvere, e ho chiamato l'autrice e in quel momento ho capito che di avere l'autrice è una bravissima giornalista che da quando aveva 15 anni si occupa di questo tema perché è di Casale Monferrato, l'inviato della Stampa lì. Ho capito che avevo una complice molto precisa, molto forte, che avrei potuto avere quindi una sicurezza rispetto ai dati che in un lavoro di questo genere sono determinanti e che quindi la mia ricerca sarebbe stata supportata in maniera precisa. Al tuo paese sarà data una pioggia di sabbia e polvere che cadranno su di te finché anche il tuo cadavere non sarà distrutto e ridotto in polvere. È stato un lavoro lunghissimo perché non trovavo la chiave d'accesso, mi sembrava di fare prediche e non le volevo fare. Di fare conferenze e non le volevo fare perché il mio mestiere è fare teatro e anche perché di tragedia ce n'è tanta già in questa storia, non volevo aggiungerne, cioè volevo fare qualche cosa che potesse essere utile sì al pubblico in generale ma che fosse qualcosa di dedicato anche a loro e non potevo affrontarlo con una chiave troppo pesante, è stato lunga trovarla. Punire, licenziare, insabbiare, corrompere, me ne sbatto della polvere, la produzione deve continuare. Dopo la sentenza, dall'1:30 alle 4:30 del pomeriggio, il giudice per 3 ore ha letto gli aventi diritto al risarcimento. E questo elenco è un elenco che è spaventoso, i vostri colleghi giornalisti, specie quelli più giovani, erano attoniti. E che cosa dovrei dire io, il popolo, scempiato, ammorbato da tutto quello che gli uomini mi buttano dentro, dalle fogne alla cocaina. Ho chiuso con quegli esseri indegni già da molto tempo. Una sentenza del genere non basta a fare giustizia e la strada, lo dico anche nello spettacolo, è ancora lunga. Ma intanto la sentenza ha nominato a chiare lettere che queste cose non si possono fare. Non si devono fare, non si possono fare e che chi le fa va incontro a conseguenze pesanti e gravi. E questo è uno spartiacque importante. Ma non questo andare senza memoria, questo scorrere senza fare niente, questa calma apparente, mentre il vento, mulinando la polvere, la lascia cadere sulle case, sulle cose. La gente.